ci parli di questa settimana. Beh, dai, si è parlato anche tanto, dai, a vedere. L'abbiamo vissuta tutti a 360 gradi, quindi insomma, anche l'altra. Se è stata l'altra, è stata probabilmente ancora più pesante, quindi adesso abbiamo ancora delle ore, insomma, la situazione sta evolvendo positivamente, quindi siamo tutti in attesa, ma fiduciosi, fiduciosi che la cosa si possa risolvere, saremo tutti contenti di ricominciare un nuovo campionato sostanzialmente. Questo. Lei ha mai avuto dubbi, mister, sulle opportunità di giocare o meno la partita di domani? Nella sua testa, cosa... Per quello che mi riguarda, no, i ragazzi sanno, ho espresso il mio pensiero all'inizio settimana e lo sanno, quindi lo sapevano. E poi loro hanno maturato il loro pensiero, che mi ha trovato assolutamente d'accordo. Ero convinto che si sarebbe risolta così, perché credo sia la cosa più giusta e più logica. Quando c'è un movimento da una parte, in questo momento è giusto non essere rigidi, pur con tutte le ragioni del caso che sappiamo. E quindi non avevo dubbi che si sarebbe risolta così la situazione. Abbiamo una gran voglia di fare. Mi auguro domani non solo di scendere in campo, ma di esserci, perché domani noi dobbiamo esserci proprio con tutto, perché non basta scendere in campo, bisogna esserci totalmente. Non è semplice, incontriamo una squadra molto forte, una delle squadre che gioca meglio il calcio, da quello che ho visto nelle partite, e quindi l'Arezzo dovrà fare una gara super. Stiamo preparando per quello. È chiaro che in queste due settimane la nostra preparazione è stata frammentaria, non come quelle che hanno portato a tutto il nostro grande recupero che abbiamo fatto. Per poter rendere al 100% questa squadra deve essere allenata bene, concentrata, e quindi può esprimere le sue potenzialità. Non dimentichiamoci che quando non c'erano questi dati, queste condizioni, la squadra comunque faceva fatica. Abbiamo fatto un lavoro importante per 3 mesi, e è chiaro che c'è stato un momento adesso che si è interrotto e dobbiamo riprendere il filo. Ci sarà il mercato di mezzo, che è una componente che purtroppo disturba molto, nel senso che ovviamente apre delle possibilità. E quindi dobbiamo far passare questo momento per tutte queste problematiche nella maniera più indolore possibile, poi resettare tutto e ricominciare un nuovo campionato, cioè ricominciare un campionato di 17 partite con una mini preparazione, avendo tutti i giocatori che sposano la causa, chiunque ci sia qui, con la testa e con la voglia di lottare per l'Arezzo come effettivamente hanno sempre fatto. E dovremo continuare a fare ancora di più, perché la situazione sarà molto pesante dal punto di vista della penalizzazione, molto più grande di prima. Quindi è un campionato nel campionato. Ci vorrà una grande forza e un grande aiuto da parte di tutti, anche nei momenti che sicuramente saranno difficili. Non dovremo far mai mancare il nostro aiuto, il nostro supporto da parte di tutti. Ci aspettano dei mesi duri, però io ce l'ho nel DNA quello di combattere, l'ho fatto tutta la vita, non c'è niente da fare. Se non sono situazioni difficili, non ci sono, non bisogna cercare, fa parte del mio modo d'essere, e quindi va bene così. È stata una prova generale, è vero, è il primo anno per me a tutte le condizioni possibili, immaginabili, però mi fa pensare che se lotto fino in fondo e ne vengo fuori insieme alla squadra, alla società, alla città, sarà una grandissima vittoria, vale per 10 anni di allenatore in questa categoria. Quindi me la sto vivendo così. Poi magari si parla dell'attualità, però in questa battaglia che ha detto, cioè, conta di avere un gruppo di questo tipo o... Questo lo vedremo, questa è una cosa che non posso dirti, nel senso, io so solo che da quando scenderà in campo l'Arezzo, io voglio avere 18-17 guerrieri che vengono in battaglia con me, poi chi
c'è, cambia poco, sappiamo che campionato dobbiamo fare. L'importante è essere pronti alla battaglia. Essere pronti alla battaglia. Quindi è chiaro che più cambi e più dovrai lavorare, però se giochi e non sei mentalmente presente perché giustamente per il tuo futuro vuoi qualcosa di diverso, per le tue famiglie, per il tuo, è giusto che tu lo valuti, però nel momento in cui tu poi sposi la causa di sposarla al 200%, perché è troppo importante che noi scendiamo in campo stramotivati, sta presenti chiunque ci sia in campo. C'è da battagliare da qua fino a maggio, quindi ci vogliono dei guerrieri, c'è poco da fare. Ma questo ragionamento mister vale anche per le scelte di domani, però è chiaro che poi col mercato, però lei avrà visto in questa settimana l'atteggiamento dei calciatori che magari... Ci sono, sì, ho capito dove arrivare. Io ho chiesto ai calciatori massima sincerità, visto che ho avuto con loro un rapporto sempre schietto e leale, io voglio sapere chi c'è mentalmente pronto domani a fare, a giocare. Fino al momento ho avuto delle risposte positive, poi ho detto valuterò sul campo quello che a me interessa domani. E quindi da dopodomani ci saranno tutte altre valutazioni. Ho guardato gli allenamenti come ho sempre fatto, cerco di vedere anche oggi la rifinitura. È chiaro che abbiamo tante problematiche, defezioni e quant'altro, ma è tantissimo che andiamo avanti così, ma noi non abbiamo mai parlato di chi mancava o chi non c'era. Abbiamo sempre ragionato così, cercando di ottimizzare e dare possibilità a tutti di dare una mano per l'Arezzo. Sarà così anche domani. E faremo le scelte in base a quello che ho visto e a quello che ci sarà disponibile, perché ci sono tante problematiche di influenza, di infortuni, di squalifiche ancora, e quindi insomma non ci sarà poi tutta sta scelta, ecco, voglio dire, nel mettere in campo, però è importante che chi va in campo ci vada straconvinto, ed è quello che chiederò a loro, molto molto motivati. E sarà proprio dall'episodio che va in un senso o in un altro che vedremo se saremo in grado di reagire, perché è lì la difficoltà in questi momenti. Non è un interruttore che si accende e si spegne, è un lavoro che si fa nella testa dei giocatori, è un lavoro che dura mesi, quello che abbiamo fatto. Quindi quando tu lo interrompi, poi riprendere il filo è sempre molto molto complicato, molto molto delicato. Ci vuole una grande forza, ci vuole anche un pizzico di buona sorte negli episodi, perché adesso effettivamente può girarti attraversa fuori, tipo come ad Arzachena, può essere quello che ti determina l'andamento poi della gara anche a livello motivazionale, a livello emozionale. E quindi è una prova complicata, delicata, ma è dall'inizio che è così, quindi non è che ci cambi molto da qua. Adesso è così fino alla maggio. Prepariamoci a questo, perché recuperare tutti questi punti non è così semplice come vedo magari qualcuno di che fa tanto, o sì, tanto, no, non è che si recupera così facilmente, 10 punti, c'è del lavoro da fare, non è così scontato, è un campionato totalmente diverso che ci vedrà a combattere nelle ultime posizioni, mettiamocela via in questo, però prepariamoci alla battaglia, lucidiamo bene le armi, con grande fierezza, con grande orgoglio, quello che chiede la città, chiediamo noi, chiedo io per carattere, e quindi questi ragazzi per quello che hanno fatto l'hanno sempre dimostrato, lo vediamo ancora domani e poi vedremo chi c'è e chi non vuole, se sarà giustamente libero di andare da altre parti, chi resta invece viene in battaglia fino in fondo. Quindi che formazione hai in testa? Guarda, se ti metti lì a guardare ci vai, la fate da soli, non è che la devo dire. Cominciamo dall'1. Non te lo dico, poi. Non te lo dico, vediamo. Siamo tutti pronti, quelli che ho da decidere fino all'ultimo secondo, li voglio tutti sul filo, non voglio dare dei vantaggi a nessuno, tantomeno i miei ragazzi, perché non voglio dare degli alibi, io da quando sono venuto qua vi ho detto zero alibi, non li ho mai cercati, non li voglio dare. È chiaro che è stata una situazione che non si poteva minimamente immaginare, però io penso anche che
ho sentito anche una frase bella, mi ha detto che le vittorie sono, non sono eterne, no? Si comincia sempre da capo. Ricominciamo da capo. I sicuri indisponibili, mister? Allora, abbiamo tre influenzati che sono Riscuolo, Talarico è stato fino a ieri, oggi è il primo allenamento che fa, quindi, e poi anche Cellini, tutta la settimana purtroppo KO. Abbiamo Varga, molto in dubbio, e poi abbiamo Cenetti, la squalifica di Cenetti, e poi insomma, altre cose che sappiamo, quindi saranno 5-6 giocatori. Abbiamo completato ieri l'allenamento con dei ragazzi che porteremo sicuramente qualcuno ad assaporare, a fargli fare la maglia con il nome, quindi credo che sia anche una cosa bella che possa rimanere a loro. Spero che rimanga loro anche il fatto di una giornata bella, una giornata bella vissuta in maniera emozionalmente positiva, e quindi ci auguriamo di essere lì pronti in campo e con i ragazzi giovani che vedano i loro sogni, perché sono questi che cerchiamo anche di rinvigorire, i sogni di questi giovani che si affacciano alla prima squadra e che vedono anche degli esempi, e domani devono avere degli esempi davanti. A posto? La Giana, se ormai volevo chiedere. Sì, la Giana, della Giana è una squadra secondo me molto forte, perché gioca al calcio, ha tutti giocatori molto qualitativi. In mezzo al campo tra Marotta, Pinardi, anche se Pinto è squalificato, che è un'opzione che hanno, determinano sempre molto la gara. Hanno dei quattro davanti, tra Chiarello, Iodice a destra, insomma a sinistra, una a destra e due punte, del Bruno non ne parliamo neanche, che è un valore assoluto. Poi hanno anche Perna, Sbardellone, quando è entrato anche all'andata, ha visto, ha fatto delle cose importanti. Ripeto, Chiarello e Iodice sono due esterni molto interessanti che fanno un movimento incessante e continuo. In più hanno i due terzini, tra cui Foglio, a cui piace molto spingere, crossano molto bene. Ho visto diverse partite, hanno sempre cercato di fare partita, hanno dato 2-3 gol a tante squadre, la squadra che ha segnato tantissimo, è una squadra che subisce anche. Molte volte le subisce in ripartenza perché si spostano in tanti giocatori a giocare nella parte offensiva, e quindi noi dovremo andare ad attaccare con certezze. Se lasciamo palleggiare una squadra così, sicuramente ti metti in difficoltà, cercheremo di togliere il palleggio. È chiaro che questo farai fatica a toglierlo per tutta la partita, e nei momenti in cui non ce l'hai dovrai serrare bene le file, quindi le traiettorie. Non potrai fare tutto quel tipo di partita lì, perché altrimenti ce l'avrai costantemente nella tua metà campo. Dovrai avere delle idee di uscita, perché se ti vengono a prendere alto come fanno, dobbiamo cercare di uscire con il palleggio e ripartire veloce dove ci sono delle situazioni di corsa magari un po' diversa, perché sicuramente Pinardi e Marotta muovono la palla, gli piace giocare, però se li fai correre dietro magari hanno qualche difficoltà. Se Foglio è bravo a crossare, può darsi che sia un po' meno bravo a difendere, così come Perico. E quindi se facciamo un elastico importante a livello difensivo, far rientrare sempre Bruno dentro la linea della nostra difesa senza stare lunghi, è chiaro che si creano difficoltà. Quindi tutte queste cose qui, se riesci a mettere sul campo e farle con continuità, crei delle difficoltà già. Questo che noi la partita la prepariamo così. Poi sulla carta, come sempre, tutte le cose sono facili, e sul campo poi può capitare totalmente diverso. Abbiamo un'idea e proviamo a farla come abbiamo sempre fatto, pronti a leggere ed eventualmente a trovare delle soluzioni, come ad esempio abbiamo trovato con la Carrarese quando abbiamo fatto difficoltà nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto delle uscite diverse e la partita abbiamo preso in mano. Quindi vedremo così, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Altre domande, curiosità? A posto? Sì. Grazie. 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 Grazie.